Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Charlatanocraft. Oggi sono da solo, sì, infatti qua non c'è nessuno accanto a me perché sono solo, soletto. Intanto voglio farvi vedere una cosa. Come potete vedere qui c'è una mega cupola di vetro. Come potete dire, beh, la novità qual è? Beh, semplicemente che è stata aperta. Infatti, come si può vedere, lì c'è un buchettino che praticamente va a ricollegare questa struttura qui, almeno questo pezzo, appunto insieme allo shop sotto. A cosa serve? Beh, semplicemente una cupola per vedere tutto. Infatti, come potete vedere, è totalmente fatta in vetro e si può vedere davanti, a destra, a sinistra. Insomma, una visuale bella grossa su tutta la mia isola. Detto questo, come vi avevo promesso, ho effettivamente aperto lì, quindi ora si possono andare a visitare le cose nello shop, che non è in verità uno shop perché è il museo, che in effetti sì, viene visto come shop ma non lo è. E ragazzi, una cosa, è inutile che andate a cliccare lì per comprare leggendarie, non è realmente lo shop, questo qui è un museo, cioè ve l'ho detto, era abbastanza chiaro che fosse un museo, serve soltanto per vedere le leggendarie e non per comprarle. Quindi se voi andate lì e cliccate col destro per comprare, ovviamente non ve le compra, perché non ci sono. Infatti le originali stanno in questa cesta lezzissima qui. Comunque ragazzi, io oggi sono strabardato, infatti penso sia uno dei pochi episodi che faccio realmente con l'armatura completa. In genere questo pezzo non ce l'ho mai perché mi torna un po' scomodo Guards 3, che praticamente su come attacco un mob anche così fa spawnare gli Iron Golem e quindi un po' uno sbatti. E quindi perché ho l'armatura? Ragazzi, oggi proveremo ad affrontare i boss, perché ci sono molti boss, boss appunto di non Minecraft, che ci sono soltanto in questo server, e cominceremo dal più facile, appunto scrivendo Warp Amuel, però con la A maiuscola perché a quanto pare se no non funziona. Veniamo teletrasportati in questa mega barca, tra l'altro anche carina devo dire. Qui ci sono le regole, vabbè, non si perdono oggetti alla morte, quindi tranquilli, potete venire corazzati quanto cavolo vi pare. Le pozioni e mele disabilitate tranne quelle di cura, quindi le mele non funzionano e le pozioni non funzionano tranne quelle di cura, quindi in teoria se usiamo strength non dovrebbe andare. Bug abuse e fly evitate, vabbè, ovviamente. Perché ragazzi, affrontare un boss simile? Oh, qua c'è la roba buona. Vabbè, è sparita. Praticamente questo boss qui intanto è il più facile, quindi potremmo affrontarlo anche da soli. Cioè da soli no, magari chiamo qualcuno, qualche ragazzotto che sta nel server. Ma appunto non ho bisogno per forza di Charlie, perché questo qui appunto è il basilare. Per entrare costa 18.000 monete e 40 livelli, quindi noi ce l'abbiamo. Mi sono preparato qui le boccettine da 40 livelli, quindi possiamo fare tutto. Detto questo, quando uccidiamo il boss in teoria ci vengono date delle cose che potrebbero essere tipo questo, avevo capito, c'è la cenere di Amuel che appunto ci viene droppata, tra l'altro me ne ha regalata un pezzettino un ragazzotto, e la spada non so se si trova dal boss direttamente oppure tramite pack opening del boss. Comunque, come si può vedere, questa è la spada base, che è potente ma nemmeno potentissima. Come si può vedere, con 8 ingredienti viene potenziata, sempre potenziata, sempre di più, sempre di più, fino ad arrivare a questa qui che ragazzi guardate quanto cavolo è OP, è veramente una roba. 15 di danno, 4 cuori extra, what the fuck, 15 di danno fa questa qui, ma è OP. Però sicuramente costerà un casino potenziarla, vabbè. E comunque poi con un pezzo, ah, che io ho già la cenere di Amuel, potrei ottenere la maschera di Amuel, che però è soltanto decorativa, quindi boh, non voglio disprecarlo così. Qua sotto, come si può vedere, c'è la roulette di Amuel, appunto ci vengono date le chiavi, e noi appunto avendolo ucciso possiamo andare qui e riscattare la chiave, che poi è un po' come un pack opening ma di un boss, quindi le chiavi si possono effettivamente farmare. Detto questo ragazzi, io voglio andare a sconfiggerlo, ma prima ovviamente chiamerò qualcuno a caso, lo scriverò in chat e chi vuole venire viene. Raghi, affronto Amuel, vediamo chi viene, dai. Ok, dicono che c'è già qualcuno dentro, quindi forse lo stanno già sconfiggendo. Io a questo punto ci vado, sì esatto, lo stanno già sconfiggendo. Guardate ragazzi che top, quindi effettivamente in questo caso qui io mi faccio un easy kill perché loro lo stanno già affrontando. No raga, ma praticamente non mi sta contando i cuori extra qui. Vabbè, comunque c'è un'armatura potentissima, quindi non è importante. Guardate che top, quindi praticamente me lo becco già con uno schifo di vita, ragazzi. Che top. Vediamo con chi stiamo combattendo. Con Alex e Darky. Ah, ok, perfetto, perfetto. Sono dei nerdini del server. Guardate quanto... No, ragazzi, lo stiamo distruggendo tantissimo. Distrutto. Distrutto di cattiveria, ragazzi. Oh, oh, fanno male però queste cose. Ma c'è un altro, ne è subito spawnato un altro. Ma non mi ha dato nulla, comunque. Questa cosa non mi piace tantissimo. Com'è che funziona? Non lo so, forse ora dobbiamo sopravvivere. Boh, non lo so, vabbè, ci riproviamo comunque. Oh, non devo attaccare lui in effetti. Forse il drop o di oggetti d'acqua fa malissimo, penso, immagino di sì. No, ok, nemmeno troppo. Forse
il drop viene dato in modo random a chi c'è dentro, non lo so. Quindi in effetti magari devo stare un attimo attento. E questo rischia di farmi molto male. Mi sta facendo volare, no, non va bene. Ma mi piglio un casino di danno da caduta ora, mi sa. Ok, sono caduto. No, non c'è danno da caduta, perfetto. Vabbè, comunque ci possiamo riprovare, ragazzi. Non sembra affatto difficile, guardate quanto li stiamo levando. Tra l'altro lo sto missando anche un bordello di volte, perché sinceramente ogni tanto non capisco dove sia. Però guardate quanto lo stiamo farmando. No, aio, devo stare attento però. Mi scende subito la fame, ragazzi. Sarebbe veramente perfetto in questo caso il cappellino che mi rigenerava la fame, che purtroppo ho perso. Vabbè, dai, non si può avere sempre tutto. E tra l'altro guardate quanti Iron Golem ci sono qui. Lo devastiamo tantissimo così. Ma lui ce l'ha con me, cavolo. Sta mirando me, mi leva tantissimo. No, oh, m'ammazza. Purtroppo non ho le pozioni. Affrontare un boss senza pozioni, diciamo che è anche un po' una pazzia. Però vabbè. L'armatura ovviamente è sempre full perché mi si rigenera. Mamma mia. E praticamente loro lo stanno facendo sconfiggere agli Iron Golem, da quel che sto vedendo. E no, perché ce l'hanno con me questi cosettini? Ok. Che in effetti è anche buona come cosa, perché gli Iron Golem lo fanno volare in aria. Quindi lui quando vola in aria giustamente non può colpire. Quindi è top. Dove sta andando? È risceso. Facciamo un po' di attacchi random. Vabbè, sta inseguendo me a questo punto. Ragazzi. No. E vabbè, ma quando mi attira mi fa un bordello di danno, veramente. Che poi, ragazzi, qualcuno vorrebbe dire, no, dai, ti fa soltanto 4 cuori. Sì, ma 4 cuori con la mia armatura comunque è tantissimo. E comunque, sì, ok, ha pochissima vita anche ora, ragazzi. Perfetto. Ma no. Stiamo attaccando gli Iron Golem. Non dobbiamo attaccare. Ma perché lui l'ha tirato una sparata? Io lo seguivo anche. Amuel, è vero, si vede anche il nick poi. Cioè, vabbè. Ricordo ovviamente che siamo in 1-12 per affrontare il boss, ma il PvP è 1-8. Quindi si può spammare di colpi. Non sto sbagliando, sto facendo la cosa giusta, tranquilli. E sto finendo il cibo. E vabbè, ragazzi, io sono stracontento di come sta andando questa battaglia, che potrebbe anche uccidermi. Però c'è da dire una cosa: stiamo affrontando un boss, ok, che è il più debole in assoluto. Quindi i prossimi li affronterò con Charlie, saranno molto più forti. Però cavolo, stiamo affrontando così senza nemmeno pozioni né nulla. Ok che sono messo bene, però cavolo, ci sta un botto come roba. E no, però sta a vedere ora come lo dico e mi uccide. Ok, sconfitto di nuovo. Però non l'ho dato io colpo di grazia. Sì, ma eventuali drop? Nulla? E vabbè, ne spona subito così un altro. Ragazzi, io direi di ucciderlo l'ultima volta e vedere se almeno in questo caso riesco a prendere qualcosa oppure no. Mi sa che si mette male ora. No, ce l'ho. Cavolo, mi ha tirato fuori. Ma io ovviamente ci devo ritornare. Intanto mi scrivono Amuel e un haters. Beh, giustamente. Dai, comunque, rieccomi qui. Ragazzi, sono di nuovo pronto ad affrontare l'altro. Voglio vedere veramente se mi si è buggata l'armatura. Sì, cavolo, si era buggata l'armatura. No, ma vedete, me l'ha levato di nuovo. E allora non capisco. Perché io i cuori extra dovevo averceli, però in questa modella qui non so perché non ce li ho. E no, veramente non riesco a capire il motivo. Forse sono disabilitati i cuori extra in questo boss. Non lo so io. Comunque sto anche finendo il cibo. Soltanto due bistecchine. Quindi, ragazzi, questo qui è l'ultimo che facciamo. E poi ce ne scappiamo di cattiveria. Quindi vediamo di terminarlo un attimo, ok? Quindi ora mangio, intanto. Vedo un attimo se loro riescono ad abbassare un po' la vita. E poi all'ultimo provo ad avvicinarmi e a farlo fuori. Oppure no, vabbè, ci provo direttamente. Tanto, ragazzi, siamo veramente alla fine. Vediamo. Ok, sconfitto di nuovo, ragazzi. A questo punto io me ne quitto di cattiveria. E guardo se effettivamente sono riuscito a ottenere qualcosa, ma non mi sembra. Però lui mi sta inseguendo, quindi un casino. Vabbè, facciamo slash is go. Non va in quest'area, quindi come faccio ad uscire? Proviamo slash spawn. Ok, spawn funziona. E niente. Purtroppo nemmeno un pezzettino di robe interessanti. Ma almeno l'abbiamo sconfitto. Qua fanno già Nomad. Io dico, volevo sconfiggerlo, ma non ha droppato nulla. E ora intanto mi scrive, va che te le davo io le key. Erano quelli che prima stavano farmando. Intanto se facessi isgo, in questa lezzissima chest avevo anche 6 pupille rivelatrici. Quindi ragazzi, magari le andiamo ad aprire. E perché le sta droppando a me ad Alex, ma poi te ne davo 5 io? Il fatto è, perché le droppava a voi e non a me? Siete più carini? Beh, senza dubbio sì. Ok, intanto qui siamo da Alex, che praticamente ha deciso gentilmente di donarmi una chiave, frammento abissale, ok. Quindi ringraziamo Alex, ok. E proviamo ad aprire questa key, che sono chiavi normali comunque, può uscire roba OP. Forse no, forse sì, chi lo sa, io penso... Ok, si apre così, tipo un pochettino, sono come le pupille rivelatrici. C'è uno spawner vuoto, non è male. Ma invece mi sa che qua finiamo su... Ah, cavolo, ragazzi, cavolo. Poteva uscire un uovo di Guardian o addirittura uno spawner, ma eravamo vicini all'uovo di Guardian e invece ci ha dato cosa che ci ha dato. Mi sembra i soldi, non ci ho nemmeno fatto caso, a dire il vero. Oh, me ne ha dato un'altra. Ma perché ho questa spada? Spada abissale? Ma mica me l'ha regalata. Penso l'abbia droppata per sbaglio, a dire il vero io. Ah, ok, mi ha dato anche una cenere di amo.
Samuel. No, ma se ne va indietro. Ma sul serio mi vuole dare la spada abissale? Cioè, sembra forte. Come ringraziamento lo shiftiamo un pochettino. What? Fai un armor bella con Charlie? Cioè, questo qui mi ha dato uno shulker, che già lo shulker costa un casino, con degli incantamenti sopra. Cioè, non capisco come funziona. E altri 15? Cosa dovrebbe essere questa roba qui? Non capisco. Cioè, è uno shulker, ma ha gli incantamenti sopra. Io nel dubbio lo chiedo che sarebbe, perché non capisco. Ah, e poi c'è anche Darky che mi voleva dare le chiavi. Regalino, sì, ma grazie mille. Io penso che siano tipo gli incantamenti che comunque posso levare da lì e posso in teoria metterli nell'armatura, ma è stra OP come roba. E mi ha dato altri 3 chiavi Darky. Ok, allora io per ringraziarvi, siccome non posso fare molto, vorrei tirarvi addosso delle pozioni, perché comunque loro, per uscire anche da lì, siccome stavano farmando, appunto hanno buttato praticamente via 40 livelli, quindi io vi do 40 livelli a testa, forse un po' di più sono... Ma dai, ma sì, ma esageriamo, ma che se ne frega, vi faccio diventare ricchi di livelli, ragazzi. Sono tutte pozioni da 40 livelli, quindi penso che un minimo apprezzino, dai. Soprattutto perché alla fine loro per entrare lì spendono livelli e non ne prendono molti andando appunto a farmare lì. Comunque, dai, 3 chiavi, apriamole. Questa volta non vedo nulla di interessante, forse un uovo speciale di Guardian potrebbe essere buono. Vediamo un attimo. No, per uno! Per uno mi ha dato un secchio d'acqua, sul serio. Vabbè. Che poi tra l'altro penso sia pure un premio leggendario o qualcosa di simile, quello lì. E poi qui, vabbè, abbiamo 10 uova bianche che sono buonissime. Uno spawner vuoto epico. E invece cosa trovo? Il casco abissale. Che se non sbaglio non è nulla di che. Beh, ok, no, è come più o meno la spada abissale. Cioè abbiamo anche il casco abissale. Beh, protection... Unbreaking, Aqua Affinity. È buono tanto per ispirazione Aqua Affinity, però il mio è effettivamente molto meglio. Ultima key, vediamo cosa esce. Qui già, questa roba qui, quella potente. Ma non ci arriverà mai. Però abbiamo preso la cenere di Amuel. Non lo so, sinceramente. Speravo che in qualche bug assurdo che facesse arrivare fino alla spada, che sembra rarissima, appunto è leggendaria. E cavolo, ci sarebbe stata un sacco. A questo punto andiamo ad aprire le 6 pupille rivelatrici, di cui una vorrei regalarla ad Alex. Quindi Alex, tieni una pupilla. Spero l'abbia presa te. No, l'ha presa l'altra. L'ha presa Harry. Brutto, lezzo, sudicio. Vabbè, andiamo allo spawn. Ah no, penso che alla fine l'abbia presa Alex, ok. Comunque dai, apriamo queste 5. Vediamo qui cosa ci esce. Allora, vedo tantissime cose straluccicanti, stra OP. Però andiamo a finire sul 4000 di exp. E comunque sono 30 livelli. Anzi, 40, non è male. Continuiamo. Kit bunker. Ma è nuovo il kit bunker? Non l'ho mai visto prima e ora lo vedo un po' di volte. Kit scheletro. Ok, cosa dovrebbe essere? Che schifo. Eh no, il bunker in effetti penso l'abbiano aggiunto ora, perché prima non c'era. Kit terra. Beh, non si butta mai. Chiave rinforzata per 4. Beh, si aprono anche queste. E come ultima di questa qui, vabbè, già si... Io spero che... Okay, uova bianca. Uova bianca mi piacciono assai. Queste qui, ragazzi, hanno un ottimo valore. A questo punto apro le rinforzate, già che me le ha date. Ma qui non ha nemmeno senso, perché tanto saranno schifezze dentro. Sabbia e gravel. Ma che ci faccio? Esperienza, che ripeto, non è malaccio. Sabbia e gravel di nuovo. Vabbè, questa no. E come ultimo, vediamo un pochettino cosa esce. 1000 money. Ma poteva andare meglio, dai, poteva andare meglio. Quindi ritorniamo nell'isola. Ora, io ho questo shulker qui, ragazzi, che vorrei piazzare per terra, ma ve lo giuro, ho tantissima paura di piazzarlo per terra. Sapete che, ma forse i shulker dicono cosa c'è dentro? Tipo questo qui, lo posso spaccare, sì. Mi dice cosa c'è dentro? Ah, ok. Allora, quindi le cose che sono qui non sono incantamenti sull'oggetto, ma sono cose che stanno dentro. Quindi se io tipo questo qui lo piazzo per terra e lo apro, mamma mia, è pieno di libri. Execute 5. Inquisitive 3. No, cosa mi avete regalato? Ma questo è un coso del tesoro. Alex è pazzo. È pieno di robe stra... Sono tutti leggendari. Ogni leggendario sono 120 livelli. E tra l'altro sono anche buoni. Però c'è anche da dire una cosa. Mi ha scritto qui: fai un armor bella a Charlie. Quindi ragazzi, questi libri qui li useremo nel prossimo episodio, magari non mio ma di Charlie, per fare appunto un'armatura per lei. E questa cosa qui cade anche bene. Proprio nell'episodio in cui non c'è lei, le faremo un regalo. Così la prossima volta tu, tutta inaspettata, verrà qui e noi le regaleremo le cose OP. Che poi non glielo regalo direttamente io, però vabbè, sono dettagli. Detto questo, ragazzi, spero che questo video lezzissimo vi sia piaciuto e quindi ciao a tutti.